Ok ragazzi, mi sono appena accorto adesso che la telecamera non era, era leggermente inclinata, spero che nello scorso episodio non sia stata troppo inclinata perché altrimenti vi siete visti tutto il livello con solo la metà dello schermo, ma ok. Ok, momento signori di tunnel tossici modalità invertita, vedo che i topi la schermata di caricamento ha cambiato posizione. Come mai? Boh, non ho capito. Comunque, l'ultima volta avevamo completato il livello invertito. Cioè, completate. Avevamo finito di vedere i livelli invertiti del nono mondo. E avevamo iniziato quelli del decimo, che sono attualmente i più difficili di tutti. E sono in 8-bit, signori. Che è un filtro bellissimo. Solo forse per il fatto che per una cassa la scorsa volta non ho preso la gemma. Speriamo di essere più fortunati. Il tunnel tossici, che è il livello più lungo dell'ultimo mondo. Per via del percorso delle gemme colorate. Ok, che ho preso. Che cos'hanno i topi in sto livello? Non ho capito. Cioè, chi aveva quei topi di prima che non aveva tirato sulle le cose? Gli spuntoni da tirarmi addosso. Non ho capito, ragazzi. Ok, tanto siamo giusti con il numero delle casse, ve lo dico io perché ho fatto sto livello 100 volte. Ok, qua a destra. Ma sai, devo pensare in modo specchiato, ma io in modo specchiato non riesco a pensarci. Ok, perfetto. Il momento ecco, del pezzo che fa incazzare se si può prendere la gemma di volte. Se si può prendere la riga perfettamente insane, anzi. Il percorso delle gemme. Ok, devo stare attenta. Ci sono. Che belle le musiche in 8 bit. Ok, momento. Ecco. Questo secondo me è il pezzo più difficile di tutti, di tutto il percorso delle gemme. Perché ci sono le scosse che puntualmente si attivano quando passi tu. Con Coco non riesco a aiutarmi bene nell'essere chinato perché lei non si mette proprio a quattro zampe come Crash, si mette a gino in ginocchio, si mette inginocchiata. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, adesso c'è un altro pezzo difficile, quello per prendere la TNT. Potrei spurcare l'acqua che mi è andata adesso, ma non lo voglio sprecare, quindi. Non lo considero neanche la cassa pompa, la cassa gabbia. No, cazzo! Cazzo cielo! Materiale 80%, ok, temevo che si stesse scaricando il tablet, ma non dovrei temerlo tanto perché per l'appunto ho iniziato che avrà il 100% della batteria.
Dopo che pezzi che ti cercano in sto livello per appunto il suo segmento 2, appunto, questi pezzi qui. Il pezzo questo. Che fa impropriamente, fa propriamente incazzare, perché tu arrivi appunto a metterci la scossa lì. Ecco, per l'appunto. Minchia, che suono strano. Ah, ecco che cos'era questo suono dello scorso episodio, la scossa. In 8 bit, anche quella. Ah dai, ma per... Scusate se sto in silenzio, ma devo concentrarmi. No, le poi dopo quelle in basso, basta, mi sono andata bene. Bello è che succedono solo se sono vicina io, capito? Ok. Siamo quasi a 10.000 punti, che non servono un cazzo, ma sono belli da vedere salire. No, ma che genio, vai, rifai. Oh, ce l'ho fatta. Minchia, ce l'ho fatta, non perdere acqua. Ok, adesso è il momento dei binari. Fondamentalmente qui ci sono le casse triggeranti, per cui tu non arrivi a giammai completamente se non le spacchi. Oh, un carrello senza niente. Ah, ma però giustamente le altre, ecco, le altre cassette giganti che entrambe sono nella visuale, ma io non le avevo viste la prima volta che abbiamo fatto i livelli. Il bonus, cioè questo pezzo qui. Ah, ma erano morti tutti, ok. E è come se adesso morivo perché cadevo in, perché è caduta in acqua. Ok, l'ultimo momento dell'ultimo pezzo. Alla fine di questo pezzo, alla fine di tutto questo, ragazzi, c'è la gemma nascosta, ma sicuramente la gemma nascosta qui non ci sarà perché siamo nel livello invertito. Allora, bracieri, bracieri, vendino signori, vendino. Vai, ce l'ho fatta! Dai, spaccala, non spaccala. Grazie, grazie signore, grazie tanto. Devo passare di qui. Oh, ecco fatto. Ma che belli per i frutti Boompa con sto filtro. Belli blu, viola. Allora, adesso qui è il momento di vedere di saltare. Mentre c'è la cassa. Minchia, l'ho perso. Dai, però abbiamo finito il... Devo star zitta. Ok.
Finché non siamo fuori, non siamo al prossimo circuito, non posso dire che abbiamo fatto. Aia, che male! Aia, ho creato il pit. Come cazzo ho fatto a farmi male con la sedia? Ok, adesso è il momento qui del momento panoramico, tra il momento giostra. Siamo sulla giostra, signori. Se che giriamo ancora. Ok, qui una volta c'era la gemma nascosta, naturalmente adesso non c'è. Vabbè, speriamo di prendere la gemma di morte, la gemma di morte, la gemma di completamento. Dimmi che mi hai salvato il pet, dimmi che me l'hai... Mi ha salvato, meno male, mi ha salvato, Beh, effettivamente si era chiusa la porta prima, non l'avevo notato, quindi mi ha salvato, meno male, raga. Meno male che dopo che hai fatto, effettivamente il percorso di Gemma vale come un checkpoint dopo che l'hai fatto, quindi... E ora che ci penso, è la prima volta che notavo, che ho notato che la porta del inizio bonus Gemma si era chiusa. Oh, adesso. Oddio, ragazzi, ho saltato per un attimo il cuore, mi si è fermato, ho detto no, devo rifarmi tutto il pezzo. Sì, sì, ma guarda, ti cago tantissimo, amico, guarda. Hai visto come ti ho cagato? Avete visto come l'ho cagato, ragazzi, quel topo? Allora, adesso qui devo passare di qua, che ci sono... anche questo lo voglio. Nella mia testa quei granaggetti lì che vedete, questa attaccata che è il granaggio su cui saltiamo, nella mia testa penso che mi blocchio perché sono posti davanti, io sono nello sfondo. E credo so che stavolta ho avuto timore di andare a sbattere, ma in realtà non devo avere paura assolutamente di niente perché per l'appunto non sono... Sono parte dello sfondo e quindi non mi danno problemi quando salto da una parte all'altra. Ok, naturalmente il percorso delle gemme ci ha dato tutte delle cose avanzate di tutti questi ostacoli che ci stiamo ritrovando adesso. Mannaggia. Allora, adesso qui c'è una... Adesso qui c'è una cassa, capite? Questo che... ecco perché ho detto mannaggia, perché... Di solito si spacca... Di solito si spacca con... Oh, ma non ce la faccio per arrivare prima che... Di solito si spacca con il nemico lì a fianco e non ce l'ho fatta, sono stupida. L'ho indirizzato nella direzione sbagliata, quel poveraccio. Intanto non c'è niente qua, non c'è niente. Non c'è niente! Oh, ecco. Adesso sì che ho la strada pulita. Adesso devo evitare di farci prendere dai pipistrelli stronzi. Perché sono stronzi, la vedete la faccia della stronzaggine? Dell'antipatia? Io sì. Ok, qui c'è il bellissimo bonus. Molto bello questo bonus. Allora, quando lo sai fare, quando non lo sai fare è meno bello. Mannaggia. E ho perso 25 Boompa.
adesso che devo. Mannaggia che male! Vabbè, rispetto a la lavorazione di qui è più fattibile prendere la gemma di morte quando non si cagano le casse, si intende. No! Ma porca troia! Io mi stavo cagando sotto perché c'è il fuoco che stava partendo. Se manco ancora una volta una cassa come nel livello scorso potrei sclerare non poco, come al solito in realtà. Oddio, stavo per cadere di sotto. Uno, due, tre. Ok, eccoci. Stavo qua. È più sicuro? Ok, mancano tre casse. Che una è la cassafuoco e due sono casse da far fuori blindate. Ecco, adesso è il momento. Semplicemente dobbiamo tornare indietro. Semplicemente, non c'è un cazzo. Non posso morire io, non c'è un cazzo per. Io voglio quanto qualcuno mi vuole bene a quanto pare, ma santi Dio! Quanto mi trigga sta roba che io devo tornare indietro, molto semplicemente muoio. Ma chi se ne frega, ma è andata. Adesso evitiamo di... Oh! Cioè muoio quando ho preso tutto, cioè ragazzi. Dai, ma siamo a meno 100 ragazzi. Qua siamo... Mancano meno di 100 casse, quindi ce la possiamo fare. Allora, adesso prima di andare a destra. Anche infamata quando devi saltare sopra il carrello, il tetto è basso, sopra il carrello c'è un topo. Muori a prescindere.
Via. Quando è che poi passano i carrelli con sopra i topi puntualmente quando ci sono io che devo passare? Ma non è che fanno il giro. Il giro. Sti topi. Perché vedo che dopo aver fatto fuori tutti i topi non appaiono più. Quindi non è che fanno il giro. Dopo però non arrivavo più, guardate. Ok, adesso sono andati di qua dove c'è una miriade di frutti Bumpa e una cassata 25. Ecco, terza gemma Bumpa presa. Come sempre speriamo di prendere anche la gemma di completamento, che non abbia saltato con una ebita, una cassa, una, proprio una, non due, una. Io di solito ne manco una. Ah! Ho troppa paura quando... Oh mio Dio, ce l'ho fatta! A prendere la cassa se stavo per saltare in aria, ti dicevo. Ok, stavo dicendo, perché non parte l'audio? Ma minchia, oh! Oh, c'è il checkpoint. Dai che riusciamo a prendere tutto. Ok, sono viva. Ok, pipistrelli time, è il momento! No, prima devo venire fulminata, ma non pensavo che questo fosse il suono delle scosse del gioco 8 bit. A volte l'ho sentito, ma non pensavo che fosse questo il suono. Poi c'è un'altra montagnetta di casse, bella. Posto. Ne mancano 23, signori. 23. Ok, questa è la più sicura. Raga, c'ho un vuoto di memoria. Mannaggia! Oddio! Dai! Mi va pure via la voce! Ma io ho una precisione
La mia oggi ce la sto avendo, La sto avendo oggi la mia, ragazzi, fidatevi. Avete visto? È mia. Adesso passiamo di qua. Oh, pum, 150 punti, cazzo, siamo a 29.000 giusti. Mi trigga, datemi il 30. 30, 30. Ma perché sempre per 100 punti? Oh, le. E poi ho notato che se li faccio fuori con le pedate mi davo 100 punti, con le ruote alte 50. 150, ci sta, dai. Ok, adesso siamo alla fine. Non de... I pipistrelli. I pipistrelli. Cioè, mi hanno dato acqua qui delle sue mette hanno un checkpoint perché... Ne avevo fatto uno in meno. Che rabbia, pipistrelli. Avevo detto, la faccia dell'antipatia c'hanno, sempre detto io. Guardate, non avete visto che faccia antipatica che hanno? Quella faccia da porcellino, letteralmente, la faccia un cinghiale ci hanno. Cioè, i topi in confronto non fanno più niente. Ma comunque dovrei avere prese tutte, ragazzi, le casse. Sì! 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 Vai così! Ah, ancora una gemma e sblocco la skin di Coco Robot. Non Crash. Piace la Crash Robot e qui c'è Coco Robot. Poi dopo negli ultimi due livelli ci sono quelle che chiamano le versioni di skin da Kreblin. Cioè, che se non sbaglio nel livello Castello di Cortex c'è la skin per Crash e nel livello 2DC doppio che c'è per Castello di Cortex ma prima usi prima Cortex c'è la skin per Coco. Diamo un'occhiata. Sì, mi ricordavo bene, qui c'è la skin per Crash e qui quella per Coco, la versione Kreblin come la chiamo io perché c'hanno le orecchie a punta. In realtà sarebbe a modi pipistrelli immagino, ma io a me vengono i metti Kreblin perché soprattutto se Crash è colorato di marrone, ma ok. Ora, riproviamo che fare i tunnel tossici. Non ho ancora capito perché qui i topi si sono messi in modo diverso rispetto alla schermata originaria. Ma ok, proviamo a prendere la gemma di morte. Nel caso in cui falliamo, niente, la prendo per conto mio. Che bello, è sempre bello riuscire a prendere la gemma di completamento alla prima. Peccato che sia ultra frustrante quando manchi una, che manca quando non riesci a prendere la prima una cassa. Beh dai, però che bello, sono contento di essere riuscito a prendere la gemma di completamento. Già, per appunto questo è un livello lunghissimo. Mi fa piacere essere riuscito a prendere la gemma di completamento. Ma avesse... è stato bello non aver fatto per niente il casino del percorso delle gemme. Sbaglio o l'audio di Cortex è finito prima? Ma no, già. Poi che luce cercante, madonna, infatti sono morto perché mi ho cercato dalla luce. Quelle volte in cui non ti dispiacerebbe un po' di buio perché c'hai leggermente male alla retina dell'occhio. Merda! Ok.
Sempre col tablet in mano, Coco, mi raccomando. Io non ho parole. Oh, tecnica per fare la prova a tempo, ragazzi, ho trovato. Ho scoperto adesso. Ecco, grazie, come spacchi la cassa, così in mezzo alle balle. Pipistrelle infame. Oh, allora, adesso qui c'è Aku che voglio prendere. E voi non mi fermerete. Capito, topi stronzi? Qua sono tipo 3, 4 i topi. Adesso li ammazzo tutti, quando mi arrivano poi non arrivano più topi, sono a posto. No, sono 3 i topi. Ecco, adesso non faccio più, non cado più niente. Orca puttana. Che antipatia, ragazzi. Secondo me sono sempre quei 6 che girano alla fine. Grazie, c'è per i checkpoint, ma se muoio ancora sono devo... Ho perso la gemma di morte. Chissà se le skin danno delle animazioni diverse a Crash e a Coco quando stanno fermi. Sapete che Crash e Coco quando stanno fermi hanno un'animazione, 2 o 3 animazioni, no? Chissà se cambiando la skin hanno un'animazione diversa. Come succedeva in Crash Team Racing Need for Speed. Io non ho mai usato le skin in Crash Team Racing Need for Speed, però sappiate che là quando cambiavi le skin ai personaggi anche le loro animazioni di vittoria cambiavano in Crash Team Racing Need for Speed, che ricordiamoci la versione, la batteria si sta scaricando, fantastico. Vabbè, tanto ho finito adesso. Quando fai il giro completo serve a qualcosa. Ah, infami! Quindi ragazzi, il video di oggi è che si posso concludere qui. La prossima volta vedremo di completare i livelli invertiti facendo per appunto i livelli Castello di Cortex, vederci doppio e passato smascherato, che vi ricordo essere il boss finale. Intanto ragazzi, e poi speriamo di completarli entro un episodio, ma dubito proprio che riusciremo a fare tutti e 3 i livelli in un episodio, penso proprio che ci vorranno 2 episodi. E al massimo, ragazzi, l'episodio in cui faremo il boss finale sarà l'episodio in cui faremo il... inizieremo anche le 38 prove a tempo, che vi ricordo i livelli in cui si fanno le prove a tempo sono 38, perché 5 sono i boss, il livello sono 43, quindi se 5 sono i boss, i livelli propriamente sono 38, quelli in cui fare la prova a tempo. Intanto ragazzi, se non sono piaciuti ancora sotto i piaci, ricordatevi di iscrivervi, che se volete continuare a seguire i video, e noi ci vediamo alla prossima! Minchia, che strano, distruggi casse 9000. Che bel nome. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla fine di questa lunga serie. Ci stiamo avvicinando alla fine. Tenete duro ancora un po'.